Allora, eccomi qua, pare che siamo in diretta e mi tocca questo esperimento, come dire, interessante, diciamo così, è la prima volta che mi capita di fare una cosa via Instagram. Non ho operatori a disposizione, c'è solo un trespolino che mi sono costruito, per cui non vedrete niente durante tutta la chiacchierata, tranne le immagini che vi mostro o che disegno. Ecco, siccome non potete vedermi, cominciamo così. Io più o meno, diciamo, ho più o meno un aspetto del genere. Folte sopracciglia, nasone, baffi, spelacchiatura generale, occhiaie, in abbondanza, rughe. Ecco, sono un vecchietto. Dovrei disegnarvi dei piedi o spiegarvi come si disegnano i piedi. Allora, questa cosa qui mi lascia molto molto perplesso. Intanto comincio a mostrarvi dei piedi, perché quando bisogna disegnare qualcosa bisogna capire com'è fatta in sostanza, no? Oppure come è stata disegnata da altri. Il modo più semplice è quello di andare a vedere come sono stati fatti i piedi nella storia della pittura, per esempio, nella fotografia, da altri durante il corso del tempo. In questo modo qui si può capire molte cose, si possono capire come sono fatti i piedi, ma si può capire anche come sono disegnati i piedi. Io in questa immagine che ho preparato sono tutti piedi disegnati o ridisegnati da me, questi qui originali di Mantegna, capirete che l'approssimazione è piuttosto ampia. Cioè, o scarsa, come si può vedere. Però, per dire, in quel periodo della pittura i pittori andavano a riscoprire la realtà e la guardavano da tutti i punti di vista e questo qui è un punto di vista decisamente insolito per disegnare dei piedi, che sono una cosa difficilissima da disegnare, peraltro. Però noi non ci preoccupiamo perché ve lo spiego dopo. Ecco, questo è il mio modo di disegnare o di ridisegnare i capolavori della pittura, è piuttosto sommario. Come potete vedere, questo sarebbe Masaccio, la cacciata dal paradiso, uno dei primi fumetti nella storia della pittura. Molto bello. No, dico fumetti perché nella porta, adesso qui non si vede, ma dalla porta escono dei segni che sono classici del fumetto, che rappresentano le urla di Dio che caccia i due peccatori dal paradiso terrestre. Questo in realtà è una scultura, questo è Villighelmo, è uno dei maestri della scultura romanica. Anche qui si possono andare a vedere Adamo ed Eva, come si possono andare a vedere dei piedi molto interessanti. Qui ho rifatto a modo mio il quadro più colorato di Matisse, qui ci sono tanti piedi, ho scelti un paio. Questa è la Zingara addormentata di Rousseau. È molto interessante questa storia dei particolari, no? Vedete, questo è un Modigliani. È molto interessante la storia dei particolari perché
A me, forse non solo a me, questi disegni qui sembrano disegni completi. Cioè, in pratica noi possiamo prendere un disegno. Questo è il piedone di Roma. La statua di Adriano, mi sembra, che è un piede gigantesco. Prendiamo un disegno e lo tagliamo a metà. Questo non è mezzo disegno, questo qui è di nuovo un disegno intero, no? E questo è un altro disegno intero, ma poi lo possiamo girare, cambia senso, però resta un disegno, no? Anche se lo tagliamo così resta un disegno. E così è ancora un disegno. È molto interessante questa cosa, o no? Un piede di un Buddha, un mega Buddha. Qualcosa ispirato a Giacometti? Non è. Vabbè, questi piedi li avete visti alla nausea, se siete qua, penso. Vado velocemente, direi, perché abbiamo 40 minuti. Questo, anche se non sembra, è ispirato agli affreschi delle tombe etrusche. Piedi più o meno plausibili. Questo però sempre riconoscibili come tali, credo, no? Questo è un po' di Matisse qua dietro, ancora. San Cristoforo, quando trovo un San Cristoforo in una chiesa è sempre una meraviglia. Questi sono disegni che ho fatto per lavoro, li ho venduti, insomma, sono stati comprati da qualcuno, pubblicati sui giornali, no? Quindi hanno, diciamo, una certa autorevolezza. Vedete com'è? Si può arrivare a una sintesi estrema e il piede resta un piede. Qui forse se lo vedessimo così, non so, potremmo avere dei dubbi, ma in questo caso con una visione un po' più completa. Questa è una silografia. Anche disegnando cose serie si può essere molto, molto sintetici, no? Tecniche diverse. Ecco qua. Allora, qual è lo spirito di questa lezione? Lo spirito di questa lezione è in fondo questo qua. Conoscete questo quadro di Magritte? Ecco, qui c'è il tema del disegno e dell'oggetto e della rappresentazione, no? Questa qui è la rappresentazione di una pipa, non è una pipa, è un disegno, non è un oggetto. E quando noi disegniamo i piedi, disegniamo dei disegni. Non solo dei piedi, non solo raffiguriamo una cosa, ma in qualche modo raffigurandola la tradiamo anche, la trasformiamo in una cosa diversa, la trasformiamo in un segno. E questo segno qui si può fare in tanti modi, e soprattutto si può fare in un modo molto, molto
sintetico, oppure si può fare in un modo meno sintetico. La scelta è a voi, la scelta è a voi, però quando volete disegnare andate semplicemente a vedere come hanno fatto gli altri, i disegni che vi piacciono, cercate di riprodurli, si impara così da secoli a disegnare, quindi andando a copiare o anche a ricalcare un disegno fatto da altri, si imparano un sacco di cose, non solo dell'oggetto che si sta riproducendo, ma anche della tecnica che si sta usando. No? Le tecniche si imparano praticandole, e anche le forme si imparano praticandole, no? Cioè, si notano. Cioè, fate una prova. Dategli un obiettivo e andate a cercare delle immagini che riguardano l'obiettivo che vi siete dati e scoprirete che guardate le immagini con un occhio diverso, no? Rispetto a come le guardavate prima. Quindi se volete imparare a disegnare dei piedi, no, non ve lo insegnerò certo io stasera, io posso fare delle cose così, un po' di spettacolo, perché non so, così intanto non vi annoiate troppo a sentirmi parlare, no, posso usare. Posso usare matite diverse, posso usare posso usare anche dei pennelli, che no. Spero che l'inquadratura funzioni sempre. Possiamo usare anche dei pennelli un po' più. Questo è bellissimo, cinese.
Non ci sto. Possiamo usare, io mi sono costruito anche degli strumenti. Uno classico. Non funziona benissimo, eh. Ci voleva una penna un po' più grande. Questa è di Cornacchia, penso. Questa è un po' più seria. Sorpresa. Anche i mobili hanno le gambe, quindi hanno anche i piedi, no? Questo è un pennello che mi sono costruito io, questa è una bacchetta per mangiare, quelle che usano i cinesi. Questa è una cannuccia da bibita, questo è spago. È uno strumento che assomiglia molto al moccio lavapavimenti. Ed è veramente micidiale. Oh, cosa sta succedendo? Allora, la cosa che mi premeva sottolinearvi in questa sera non era tanto come si disegnano i piedi, avete visto che i piedi si possono disegnare anche malissimo e si capiscono sempre. È questa qualità del disegno. È una qualità che passa inosservata di solito, no? Come passano inosservate molte cose, ma che è proprio una sua caratteristica fondamentale ed è una caratteristica che dovrebbe liberarvi dalla paura di disegnare, no? Ed è
Una questione molto semplice. Allora, io diciamo che volevo fare un piede, no? Avevo in mente un piede e mi è venuta un'altra cosa che sta a metà strada tra il piede che volevo fare e il piede che sono e il niente, no? E il piede che sono riuscito a fare. Quando uno disegna fa sempre qualche cosa che, diciamo, si avvicina a una specie costruisce in fondo una specie di nebuloso tra l'idea e quello dove che effettivamente si è riusciti a fare. Insomma, è una cosa che sta in un punto tra me e il mio obiettivo. La stessa cosa succede a chi guarda, no? Chi guarda non vede questa cosa qui, ma vede quello che riconosce in base alla sua esperienza, alla sua cultura, alla sua collocazione geografica, al suo stato d'animo, a quello che volete, no? di questa di cosa che ho fatto io. No? E quindi, diciamo, tra me e gli osservatori c'è una specie di costellazione di possibilità. Ecco, questo è il disegno. È una nebbia, una via lattea, una galassia di impossibilità di lettura, no? E di possibilità di divagazione rispetto al punto di partenza, no? Questa è la cosa bella. Cioè, io fa una cosa, ma quella cosa lì non è finita finché qualcuno dall'altra parte non la guarda e non la completa in qualche modo. E ognuno la completa a modo suo, no? E quindi, diciamo, io faccio un disegno che contiene tutti i disegni, in qualche modo. Questo sto parafrasando Manganelli, che ha scritto un bellissimo libro su Pinocchio, e a un certo punto in questo libro dice: ogni libro contiene tutti i libri, che è una frase che mi ha lasciato sempre pieno di necessità di capire, no? E io me la interpreto in questo modo qua. Ovviamente ci sarà una galassia di possibilità di interpretare quella frase, perché i disegni sono come le parole, sono ambigui, sono polisemici, hanno diversi significati a seconda di quello che si sente, no? Di quello che si vede, di quello che si legge, di quello che si interpreta, di quello che si riconosce, di quello che non si riconosce, di quello che non si è mai visto, eccetera, eccetera. No? Quindi io in questo disegno posso leggere l'influenza della cultura giapponese, qualcuno invece vede solo un pastrocchio, ecco, no? Però, insomma, se io devo dire che se fossi stato più furbo da ragazzo, avrei evitato un sacco di fatiche, no? di difficoltà di procedere, eccetera, perché c'era già scritto tutto nell'infinito di Leopardi, cosa che quando dovevo studiare, forse al ginnasio, non mi ricordo, alle medie, insomma, era una roba che mi annoiava a morte. E invece è una poesia, nell'infinito di Leopardi è contenuta la poetica delle immagini, la poetica del disegno, la poetica della scrittura, la poetica di tutto quanto, che è la poetica diciamo dell'importanza delle cose che non si vedono, che si devono immaginare, delle cose, no, che si leggono tra le righe o che si intravedono nei vuoti e nelle ombre di un disegno, no? La siepe che impedisce lo sguardo nella poesia di Leopardi e che gli scatena la fantasia. E poi il naufragio nel mare dolce. Ecco,
questa cosa qua è quello che c'è la siepe è quello che c'è nelle imperfezioni del disegno, nella possibilità che danno queste cose qui al lettore, all'osservatore di intervenire a completare, a correggere il suggerimento che il disegno rappresenta e renderlo sempre nuovo e sempre interessante. Questa cosa qui nel disegno estremamente realistico si perde un po', e nella fotografia si perde un po', la fotografia impigrisce in qualche modo e viene, no, e il disegno realistico altrettanto, sembra che sia tutto sistemato, che non ci sia niente da aggiungere, niente da correggere, inibisce anche un pochino le proprie possibilità di accedere allo strumento, perché io vedo lo strumento del disegno non come una questione passiva, ma come una questione di invito alla partecipazione, cioè uno da una parte, insomma, cioè, non so, credo che nessuno si sia mai lamentato che magari, che ne so io, Calvino avesse una brutta calligrafia, no? Cioè l'importante era quello che dicevano, no? Quello che suggerivano, non tanto la qualità della sua scrittura nel senso fisico della scrittura, nel senso della calligrafia o cachigrafia, insomma. Lo stesso, secondo me, andrebbe considerato per il disegno. Insomma, il disegno andrebbe guardato come si guarda a un testo, come si guarda, e utilizzato come si utilizza la scrittura. Dopodiché uno può avere una bella scrittura o una brutta scrittura, però quello che conta è quello che riesce a mettere insieme a livello di comunicazione complessiva, no? Tra contenuto e anche forma. Magari si scopre che la forma è adeguatissima al contenuto, anche se il disegno è brutto, insomma, ecco, e che un disegno bello rovinerebbe quello che si vuole raccontare o suggerire. Quindi, ecco, prendetela così, insomma, cioè io adesso non vi ho spiegato tecnicamente, non vi ho spiegato niente, non vi ho spiegato che carta si usa quando si usa un certo materiale di disegno, perché si fa olio su tela o perché si fa acrilico su tela e perché con l'acrilico bisogna usare i ritardanti e perché magari con l'olio bisogna usare i seccativi e perché l'acquerello si fa sui fogli umidi e perché è meglio fare gli acquerelli d'inverno che d'estate perché asciugano troppo in fretta, se no, e perché si usano le matite morbide o si usano le matite dure, o che carta ci vuole per disegnare a matita, che carta ci vuole per disegnare ad acquerello e così via. Insomma, io ho usato della carta extra strong, ho usato strumenti della più varia natura, ho usato degli inchiostri che addirittura sono in origine inchiostri per timbri che però sono diluibili con l'acqua. Ho usato grafite, ho usato le matite con cui si segnano gli errori a scuola, no? E ho usato, senza dirlo, molti riferimenti o dicendolo, molti riferimenti alla storia della pittura. Allora, l'altra bella cosa del disegno è che certamente esistono i bei disegni e tutti li sanno riconoscere. La cosa che non esiste sono i brutti disegni, quelli proprio io non ne ho mai visto uno. La cosa divertente, insomma, è che se si impara a leggere
un'immagine, nel nostro caso un disegno, no? Si imparano a sfogliare i vari strati di cui il disegno è composto, no? Che non sono solo lo strato della abilità tecnica di chi lo sta eseguendo, intrinseca alla materia, diciamo, ma che sono un sacco di cose. No, per esempio, prima vi ho fatto vedere Rousseau. Adesso io l'ho disegnato male, ma lui non è che disegnasse molto meglio. E poi vi ho fatto vedere Masaccio, che io l'ho disegnato male, ma lui disegnava invece molto, molto meglio. E poi vi ho fatto vedere Willy Guelmo, no? Che faceva scultura dopo la scultura greca e la scultura romana, no? E la faceva con una, diciamo, maestria dal punto di vista dell'abilità canonica rispetto alla scultura, totalmente incomparabilmente inferiore a quella degli scultori romani o degli scultori greci, che erano 1000 anni prima, o degli scultori egizi, che erano 3000 anni prima, 2000 anni prima. Allora, le sculture di Willy Guelmo sono meravigliose, e non sono meravigliose per l'abilità tecnica, ma sono meravigliose perché non lo so, non so dirlo, no, sono meravigliose per la loro adesione allo spirito, no? alla spiritualità, insomma, ecco. E quindi in ogni disegno c'è il livello dell'abilità intrinseca relativa alla disciplina, diciamo, ma ci sono tantissimi altri livelli, e uno di questi è il livello della cultura in cui ci si trova a operare quando si fa una cosa, è il livello delle conoscenze acquisite o perdute, no? Nella storia della cultura. C'è il livello della collocazione geografica di chi ha realizzato quel lavoro, Oriente, Occidente, Africa. No? C'è il livello, diciamo, della cultura di chi l'ha fatto, no? Perché può essere il disegno di un artigiano o può essere il disegno di un grande artista, in quel momento, nello stesso momento, nello stesso posto, nella stessa cultura. Può essere il disegno di uno che era matto e il disegno di uno che era savio. Può essere il disegno di uno che aveva uno studio di 300 persone, come capitava ai grandi ritrattisti del 400, del 500, del 600, o non c'aveva nessuno intorno, no? E non aveva neanche gli strumenti. C'è il livello della tecnologia impiegata, no? Gli egizi facevano quelle sculture meravigliose che riuscivano a fare usando dei sassi per scolpire degli altri sassi, no? Non esisteva il ferro, gli altri metalli erano troppo dolci. E quindi tutti questi livelli qui, il livello anche dello stato d'animo di chi faceva quelle cose lì, no? Se era arrabbiato, se era un paese freddo, se era un paese caldo, se era una persona che lo faceva con spirito pagano, diciamo, non religioso e con spirito religioso. Insomma, ce ne sono tantissimi di questi strati in un disegno qualsiasi,
in un disegno di un... Io non so, ma se voi conoscete l'Art Brut di Buffet, le scoperte di Buffet, Wölfli e tutti questi artisti che vanno sotto il nome di arte irregolare, ma ci sono delle cose veramente strepitose, e veramente strepitose anche dal punto di vista della curiosità culturale, perché io, per dire, nel mio piccolo ho trovato in Friuli un disegno di un contadino che a 80 anni dopo un ictus si è messo a disegnare così per recuperare un po' i movimenti, e disegni di architettura strepitosamente belli e disegni identici al Museo Armeno di Teheran, su manoscritti del 500, del 600. Assolutamente identici dal punto di vista della visione della realtà, no? Della prospettiva, di quella prospettiva che in qualche modo srotola lo sguardo sul foglio invece di usare quelle tecnologie che sono proprio della cultura pittorica occidentale, che dipendono tutto sommato dalla scoperta della camera oscura, degli obiettivi, della camera chiara, di tutti gli strumenti ottici che sono stati di sostegno all'attività dei pittori fin dal 400-500. Caravaggio usava una camera chiara, credo, una camera oscura, una camera chiara, e Canaletto usava la camera oscura. Insomma, la macchina fotografica l'hanno inventata i pittori, no? Cioè, poi la fotografia l'ha inventata la chimica, ma la parte ottica della fotografia era già in uso. I fiamminghi erano grandissimi pittori realisti, anche perché erano grandissimi fabbricanti di lenti, proprio bravi nel fabbricare le lenti. E questa cosa qui si vede. Per quello che dico, che ricalcare è consentito, no? Perché tutti i pittori occidentali credo che l'abbiano fatto, no? Quindi, non tutti, quasi tutti, insomma, tutti quelli che hanno fatto ritratti, pittura realistica, eccetera, secondo me, hanno lavorato anche con artifici ottici. E la prospettiva centrale è proprio lo sguardo dell'obiettivo, non è uno sguardo naturale, no? Lo sguardo naturale è dell'uomo che osserva, si sposta sulla superficie delle cose e le racconta in qualche modo. Quindi in tutto il disegno orientale, in tutto il disegno che precede la prospettiva centrale, il disegno è un racconto di come si è mosso l'occhio sul paesaggio, sull'oggetto osservato, ecco. E si capisce benissimo questa cosa qui. Per cui, ecco, spero che mi abbiate sentito. Ci avviciniamo rapidamente ai 40 minuti che la lezione doveva durare. Io non ho guardato domande, mi chiedo scusa perché diciamo, la mia preparazione tecnica rispetto alla cosa e anche il fatto che sono da solo mi impedisce di fare troppi movimenti di macchina, e non volevo neanche farvi venire il mal di mare, quindi non so bene come finire, e forse no, non è finita la cosa, no? Nel senso che io posso interrompere, poi se volete, penso che il modo di contattarmi lo trovate. Quello che mi aspetto è che in qualche modo io posso esservi stato utile in qualche modo a liberarvi della paura di disegnare, insomma, che è una roba che ho ancora io adesso, dopo 50 anni che lo faccio professionalmente, quindi non è una cosa semplice, ma che
in qualche modo, se riuscite a superarla, credo che poi cominciate a divertirvi. Grazie.